È giunto il momento di dire addio alla bilancia. Questo oggetto spesso ci porta a frustrazione e demotivazione, misurando solo il nostro peso, senza considerare il reale guadagno di salute, fitness e benessere. La bilancia infatti non può valutare i livelli di fitness, di forza o la composizione corporea. Non ci dice niente. Concentrarsi solo su di essa può rovinare la nostra giornata. Adotta misure più significative, come le foto o la misurazione delle circonferenze corporee. Questi indicatori sono molto più affidabili e riflettono realmente il nostro miglioramento nel tempo. La bilancia potrebbe mostrarci solo un piccolo cambiamento del peso, ma magari avremmo potuto guadagnare muscolo, e questo è positivo. Inizia piuttosto a fare una foto di te stesso all'inizio del percorso e a ripeterla ogni mese. Questo ti aiuterà a vedere i reali progressi. Ricorda che la trasformazione del tuo corpo è un viaggio, non una gara. Decidi un obiettivo, focalizzati sul percorso, lavora solo per ottenerlo e abbandona la bilancia. Guarda avanti, supera le sfide e sarai più forte di prima. Se ti serve aiuto o sostegno, segui il mio canale e iscriviti al mio gruppo Facebook Angelo da Corte PT per entrare a far parte di una grande community dove potrai confrontarti e trovare sostegno e ispirazione.